Forse magari il sondazzo. Se mancasse il sondazzo. Ma se mancasse il sondazzo, ragazzi, magari ci sarebbero altre cose, no? Magari il G potrebbe sostituirlo, per esempio. Non lo faccio più, eh? Vi va bene, no? Costretta a fare. Va bene, d'accordo. Oggi voglio fare quella situazione nella prima in cui io fingo di essere raggiunto da una telefonata. Io fingo sempre. Raggiunto la telefonata e invece sono stato io a farla. E beh, sarà un caos, sarà un contatto, chissà. E si va a finire a litigare. Beh, speriamo. A volte quando sono tutti tranquilli, sì. Nonnina ieri, mamma mia. No, com'era sexy. Va bene, vediamo un po'. Sto ricevendo questa telefonata, in realtà non la sto facendo, sapete. No, sì, la sto facendo, ma non deve sapere. Questo è stato più furbo di tutti. Pronto? Sì, pronto, mi dica. Chi è che parla? Sì, mi dica. Poi mi dica, non so chi è che chiama. No, ha chiamato lei, sì. No, non ho chiamato io per niente. Ma qui ha suonato. No, non ho chiamato. Signora, ha suonato, qui siamo in Toscana, ma voglio dire, ha squillato il telefono, signora. No. Ma lei è del nord, ma guarda un po', mamma. No, sì, perché che sarà che successo? C'è un disguido telefono. E questa è una ditta, signora? Sì, ma niente, io non ho chiamato Concimart, nessuno. Noi facciamo come? Senta, signora, speriamo non succeda, eh? No, speriamo. Ma speriamo, signora, buongiorno. Buongiorno. Ecco. Sì, subito. Subito. Vabbè. Sì. Vabbè. La signora, se insiste, allora... Ma sei già allontanata così tanto, un'altra... Pronto, sì, Concimart, buongiorno. Ma mi dica. Scusi, hai appena chiamato adesso, eh? Chi? No, ma è la stessa di prima? Sì, è. Ma signora, ma vogliamo scherzare, guardi, qua? Qui riceviamo telefonate, signora. Sì, ma io non ho chiamato nessuno. Ma io rispondo e sento che c'è una voce femminile, una persona. Lei non ha chiamato la Concimart di Firenze? No, non ho chiamato nessun Concime, no. Concime non lo so, Niente. Ha bisogno di Concime, lei, no? No, non ho bisogno di Concime. C'era suo marito che chiama. No, c'è un'altra linea lì in casa, non so. Non mi serve Concime, niente. No, ma signora, qui io sto lavorando, non posso ricevere continuamente telefonate. Ma scusi, ma sono io che... Buongiorno, sono sì, io sì. Che telefono. Appunto, l'ha detto, sono io che telefono, l'ha detto, l'ha confessato, e io mi faccio di telefonare subito, immediatamente, ma ha detto lei, sono io che telefono, ha detto, svergognata, ti sei tradita. Pronto Concimart, buongiorno, mi dica. Io dico niente, che chiama. Deve fare un'ordinazione di concime, eh? No, non ho bisogno di niente. Ma scusi, è sempre la stessa famiglia. Non ho bisogno di... Sì, avrebbe bisogno un po' di concime, che mi sembra di molto appassito. Facciamone... un'altra, cioè, richiamiamo, cioè, facciamoci richiamare. Poi ha detto lei... Ah, vero? No, che gente c'è nel mondo. Ora questo è proprio il morto vivente, lo zombie per antonomasia. Sono più terroni dei terroni, questi, va veramente. È vero. Almeno al sud sono più artisti della parola, anche, sì, di hanno delle cose. Ma qui nel nord. Mamma mia, ma se non rispondo più. Sono i veri terroni questi, te lo dico io. Vabbè, questo risponde evidentemente, non possiamo ulteriormente coinvolgerlo. E che, sai, una volta ha parlato lui, La Concimart. Beh, Concimart, poi tra l'altro il signor Fei, no? Sì. È tutto sondato. Pronto? Sì, pronto, mi dica. Pronto? Sì, ditta Concimart, mi dica. No, ma scusi, chi chiama lei? No, ha chiamato lei, signora. No, Guardi che ho ricevuto una telefonata a squillare in questo momento.
Ascolti, sta prendendomi in giro? Assolutamente no, signora, questa ditta. Senta, qui ha squillato il telefono, tu e mi ha risposto no, lei. No, mi dispiace, quella lì io non la conosco, io non ho chiamato nessuno. Allora forse perché stiamo mangiando? C'è un problema di qualche non collegamento so. Strano qua alle nostre linee, perché... Da dove chiama lei? Io sono di Firenze. Cioè, ma non quindi, ho più Firenze. Mi sembra che siamo in due luoghi diversi. Appunto, io sono qui di Brescia. Sì, sì, infatti. Ma le volevo dire, signora, come fare? Forse speriamo non succeda più, perché mi serve la linea. Chiami la SIP, lo so. Sì, sì, speriamo non succeda più, signora. Sì, io stacco il telefono perché sinceramente no, guardi, no, non stacchi per questo, sì, signora. Sì. Non stacchi, buongiorno. Non stacchi. Buongiorno, buongiorno. Madonna, prima stacchi subito. Sentiamo? Vaffanculo, vaffanculo, capito? Sono una telefono mangiare, capito? Il mangiare è sacro, come l'ho. Ma fregato la signora. Da queste parti fregano parecchio, Ah, guarda, sono trendy, Sì, con la loro flemma. Ti fregano, è una bellezza. Non ho fatto in tempo a richiamarla questa qui, sì. Vabbè, vuol dire che avrei il telefono più libero per poter ricevere, tra virgolette, altre telefonate. Hai capito? Sti brescini. Sì, brescini. Si chiamano brescini, no? Bresciucci. No, qui sembra che... Ecco, io però ho visto un nome straniero. Sembrerebbe Bu, arabo, ma non lo so, africano forse. Vediamo. Speriamo non beccare un lista. Telecom Italia, informazione gratuita. Sì, ho capito, questo numero non ci piace. Va bene, ma quindi andiamo da qualcun altro, vedrai. Sì. Oh, beh, proviamo qui, sa provare? Questo. Sì, chiamano sempre loro. Però non si incazzano da queste parti, è incredibile che siano... Pronto? Sì, pronto, mi dica, signor... È la Concimart, mi dica... Signora, pronto? Chi è? È la Concimart, signora. Ha chiamato lei? Non ho telefonato a nessuno io. Ma signora, qui abbiamo ricevuto questa chiamata e io ho risposto. Ah, io non ho chiamato nessuno. È sicura? È sicura, signora? Eh? È sicura? Certo che sono sicura. Allora... E parla, insomma. È la Concimart, una ditta di concimi. Concimi, no. Merda, signora, sì, merda. Sì, a me non occorre niente. Signora, se la produce da sé. Lasciamola stare questa, perché mi sembra un po' come si può dire, un po' frollata. E allora lasciamo stare e andiamo da qualcun'altra, altri, insomma, chiunque. Essi sì, no, ti piace sì? Da queste parti qualcuno dice sì, no. Peccato però. No, peccato. Sì, cerchiamo di beccare qualcuno facendolo anche incazzare. Però sembra che siano persone assolutamente. Qui niente. Perché questa è un'osteria. Un'osteria. Osteria. Si sì, osteria, eh? L'osteria, vediamo. Sì, l'oste della mora, eh? Oste della mora. Osteria. Vediamo. Sono un po' di concime da mettere, che so, come ripieno in qualche stufatina che fa sensi, qualche dolce magari. No, l'osteria proprio. E che è sta osteria? Allora, niente, l'osteria. Ecco, ho trovato un bar, cioè, che ha anche un nome carino, però non ve lo dico, tanto serve niente. Serve niente. Proviamo col bar. Il bar è aperto, che dite? Se l'osteria è chiusa, il bar. Ma abbiamo un morbo, no? Così. Pronto? Pronto, sì, mi dica. Eh? Mi dica, è la Colimart, mi dica. Cosa devo dire? No, non ha chiamato? No. Come no? Cioè, mi ha chiamato adesso? No, è impossibile. Ha squillato il telefono da me. Cosa? È una ditta di Firenze, Concimart. No, non abbiamo lavoriamo nel setto di concimi. Mi dica, signora. No, non abbiamo proprio tutto il telefono, è questo. Ma è incredibile, cioè lei mi dice che lei ha ricevuto la telefonata? Lei l'ha ricevuta la telefonata? Quale telefonata? Questa. Sì. Ma anch'io, signora, cioè mi ha squillato il telefono, se dice che c'era lei. Oh, a me è squillato il risposto. Oh, mamma mia.
cosa può essere successo? Ma non lo so. Un groviglio di me, non lo so. Interferenza. Può darsi, idea. Speriamo non succeda di nuovo. Niente. Buongiorno. Salve. Molto simpatica però, molto sorridente, forse anche trombabile, è una che sta al pubblico lì, capito? E subito la si richiama, sì. Secondo me è trombabile, dietro il banco, sai proprio. Pronto? Sì, mi dica? No! Ma cos'è uno scherzo? Ma magari fosse uno scherzo, ma... cioè io volando, ma è incredibile. Ma questo è un bar? È un bar! Sì. Mamma mia, ma lei è anche simpatica, mi dispiace che succeda, che le devo dire? Magari, cioè, ma guarda un niente, po'. Niente. Come faccio? Speriamo, io spero bene, ma insomma, mi sa che ci sono tutte le volte che chiamano lei o me, sì, sa tutte e due. Ma provo a metterci una pietra sopra. Va bene. Buongiorno. Com'è contenta di avermi incontrato in queste avventurose circostanze. Con lei la trombo, e voi dietro il banco, lei diceva, dentro, e zac da dietro, sai, bello, che bello, sì, sto no, lei mi ha richiamato, ma questa volta bisogna essere più, più. Pronto? No, guardi, se mi fa uno scherzo me lo dica, ma perché è anche simpatico. Vabbè, penso che è una ditta concimile, questa forse ci fanno degli scherzi, non so. ma guardi, lei è incredibile, ma via, ora basta, non mi chiami più. No, ma non sono io. Ah, forse, siccome io sono stato nella vostra zona per dei motivi di lavoro, sì. forse sono stato anche nel suo bar, chissà. No. Lei mi telefona perché mi ha notato, perché le piace. No, dica no, la verità, le piace. No, se me lo vuol dire, me lo dica, perché mi fa anche piacere. Ma guardi, a me qui la telefono, io mica sì, mi dica. Sì. Io la prossima settimana vengo in zona vostra, la vengo a trovare. Sì. Lei è sposata? No. È fidanzata? Sì. Ma questo non importa, ancora non è definitivo, il fidanzato si può sempre scalzare. Lei mi piace un casino, è simpatica e probabilmente anche molto bella. Grazie. Sì. Buongiorno, ci vediamo presto, Va bene. Va bene. Ma questa ci sta! Ma ci sta! Io la lascio così com'è, no, la lascio così. Anche perché, guarda, è un bar che ha un nome simpatico, la ragazza è simpatica. Ha ringraziato anche, non le ho fatto un complimento, e oltretutto ho detto ci vengo a trovarla, e lei non ha detto di no, sì. E io me lo so, scusa, casomai passassi da quelle parti. Oh, le voci ingannano, Lo dico subito, lo sapete benissimo, guardate me. No, le voci ingannano, però dico, questa qui mi piacerebbe sapere, usare un girettino da quelle parti. Niente, lo so solo io il nome del bar, chiaro, ecco. Io ma la ragazza no, ma tanto la dico fra mille e duecento. Certo. Ma guarda un po', ho fatto un altro numero, ma sembra che no. Vabbè, d'accordo, pare che sì, cioè che si faccia l'altra telefonata. E quindi subito, ragazzi, lo so che siete rimasti sconvolti, e Penti mi telefona e mi dice mi dai il numero di quella lì, dai per piacere, sto cercando proprio una come quella, dai dammi il numero. Come siete, tutte le volte succede, sapete, siete dei porci, dei maiali, stronzi, pezzi di merda, ecco, porci. Pronto? Mi dica. Con chi sta parlando, mi scusi? Stavo parlando con una persona che è stata qui in ditta. Senta, mi dica, signora, mi scusi se ho qualche parolaccia, ma era... Mi dica. Diceva qualcosa? Ma mi scusi, con chi va a parlare? No, questa è la Concimart, è una di Concimi di Firenze. Ma qui ha sbagliato un numero. No, signora, non ho fatto la telefonata, ho lasciato il telefono qua. Ma è difficile, guardi. Ha chiamato lei? Io? Per forza. Ma guardi che non ho più niente a che fare? E lei ne un qualcun altro in casa sua, c'è un'altra delegazione, una persona può aver chiamato? No. Perché qui guardi signora, è arrivata questa telefonata, questa è una ditta. Di che cosa? Concimi. Ma no, è una casa privata. Non ci posso fare niente signora, spero succeda più perché noi stiamo lavorando, capisce? Appunto, un'interferenza di questa. Cioè sembra scherzi di cattivo gusto, se scherzo è di cattivo gusto perché fosse un privato, ma qui stiamo lavorando, capisce? Lei che però qui è una casa privata. Ho capito, ma da una casa privata uno può telefonare e scherza una ditta, signora, noi siamo. Non pensa che due persone in pensione si sta fare gli scherzi. Ma speriamo di no, signora, che sia solamente che sia un contratto strano
dei telefoni, che sia un'interferenza. Va bene, signora, la saluto allora. Adesso ma speriamo bene, mi raccomando, signora, mi raccomando, non ci provi più, non ci provi. C'è un marito un po' burlone, un figlio. No, non si preoccupi di dire queste cose, perché non c'è figli nessuno, siamo due persone in pena. Non penso che mi metta a fare gli scherzi. E sarà suo marito che vi fa lo scherzo, signora, Prima di tutto, no? Sì. Prima di tutto stia calmo, per piacere. Prima di tutto stia calmo lei, capito? No, perché prima lei si informi chi è. No, lei si informi, capito? Faccia di naccherino, lei è una faccia di naccherino. Allora, me ne parla, perché io sono una persona e le dico. Io penso che ci viene, io faccio un culo così, sa? Io do un cespuglio di ceffoni, sa? Come si parte? Cosa? Io lei le parole non le sto dicendo. No, mi sto dicendo, e come no? Io civile, ma con civile, mi date in civile. Quanto mi viene a dire le parole a me, secondo lei è una persona, uno che dà le parole a un altro. No, io sono una persona civile. Ecco, sono le parole non le dice. Io dico le parole che sa di dire, perché lei mi ha chiamato. Non sa che fare dall'altra parte del telefono. Sì, non lo so perché ha chiamato. Quando l'ha chiamato? Adesso questa è una ditta di concimi e mi deve smettere di rompere palle, Ha capito? Perché noi concimi non ci serve a fare niente. Ma concimi, ma certo, quando uno lavora nella merda, magari serve il concime. Ma come siete? Che non le sto dicendo niente. Guarda, che disturba il mio lavoro, capito? Prima di attare il telefono e accusare una persona che si scherzi, prima ho solamente detto che la telefonata è arrivata a me, non l'ho fatta io. Accusato nessuno, voi siete stati. Ma cosa le hanno detto? Io cosa hanno detto? Te, questa signora mi ha detto, mai non ho telefonato, ma come non l'ha telefonato qui a squillato? Come fa a dire lei che abbiamo telefonato noi? Per forza ho ricevuto io questa telefonata. Io ricevo adesso. Noi abbiamo chiamato lei adesso. Certo, è stato lei a chiamare noi. Io, ma scusa, non è vero, non è vero. Io stavo qua, facevo il mio lavoro, spalavolta, e che c'è questo, arriva il telefono e suona. Ma voi siete matti? Se lei è detto così, poto per la non ci riprovare più, capito? Non ci riprovare più, capito? Noi dobbiamo provare lei, non facciamo niente. Non ci riprovare più, capito? Tu! Capito chi? Capito tu! Capito tu! Capito tu chi va? Marmelo! Tu! Capito? Marmelo sei te! Capito, da Gibrato! Da Gibrato, non vuole! Mio prima forza la tavola del deserto, ma da Gibrato fa visitare! Ha visitato via qui! Va via a te, invece la mandolata, che viado! Viado! Viados! Che viados tu! No, te vai qui viado! Tu sei un viados! Siamo ritrovati lì! Siamo ritrovati lì, così mi ne prendi il resto, prendi! Prendi il resto dei botte! Ma va! Carina quella dell'ultima telefonata, carina, sono un po' incazzato, cioè era, cioè, di rimanere nei limiti, però ero io che stavo diventando un po' ghiozzo di quelle parti lì. Oh, ci avrei tanta voglia di richiamarlo, non so voi che dite, sì, mi piaceva mi piaceva anche cercare di rifarlo, cercare solamente riuscendoci, ma così provandoci ho fatto il numero, sì. Ma scusa, non si è sentito nulla, mi fai sentire questo numero? Che è successo? Non si sente niente. Ma rifacciamolo con il dito. A volte dice prova con il dito. Sì, d'accordo, sì. No, dai. È più efficace. Chiamo, vedi? Vedi il dito. Faccio il solito discorso, pronto, con Cimarta, no? Pronto con Cimarta, mi dica. Allo? Sì, pronto? Aspetta un momentino. Sì? O chi era? Non so, sì. Ma io ho fatto, forse, boh. Non lo so. Ma, aspettare molto? Pronto? Sì. È la Concimart, mi dica. Che? Concimart. No. Arte del concime. No. Non siete voi? No. Non sono io? Non è lei, quella ragazza? Ma allora, chi era quella? Ragazza.
Ma quella di che mi ha risposto, la ragazza? Ma quella è la mia governante qui? Appunto, me la può passare, per favore? Sì. Sì. Qui è andata a puttana, nuovo collegamento con quel signore. Pronto? Sì, pronto. Lei è la governante? Sì. Ah, fa piacere. Senta, governa bene o governa male? Non capisco. Non capisco. Lei è filippina? No, no, ucraina. Ah, ucraina, ecco. A comprarlo? Ah, benissimo. Anche io ho conosciuto una signorina ucraina, aveva tutti i lividi sulle gambe. Senta. Con chi parlo? Senta, io sono il barone Ammazzabincheri. Mazzabischeri, sono il barone Ammazzabischeri. Sente? Io sento, noi. Barone. Capito, io non capisco bene italiano. Capito, non capisco. Dunque, allora io sono il barone, sono nobile. Barone nobile. Sì. Ammazzabischeri, questo è il mio cognome. Il casato, i famosi Ammazzabischeri. Sono il mio Ammazzabischeri e avrei bisogno di una governante. No, ma per me you speak English, français? No, io parlo English. Ah, vuoi parlare francese? Scusatemi, caro, ma non serve. Sprechen Sie Deutsch! Ma non serve, eh? Ma tu qui, babbe? Sì, io non. Usted habla español? Arrivederci. Ma non parlano un cazzo qui. Arrivederci. No, arrivederci. Ma io non lo so. Cioè, ce lo siamo fregato quello di prima. Io provo a dire questo numero, però a quanto pare, ma ti devo dire io. C'era qualcosa che non andava. Io sono convinto che mi risponde l'Ucraina. Ucraina. Fosse un'Ucraona, magari un belle poppone. Pronta. Ecco, l'Ucraina, sì, ho capito. Signora? Sì. L'Ucraina non c'è più. Non c'è più. Non c'è più? Cos'è? Oh, niente, signora. Devo aver fatto un po' di confusione, sa, ho bevuto vino stamani. Capita a volte. Sa cos'è lei? Cos'ha? Un cretino. Brava, signora. Che? Ha indovinato, vince un bel premio. Una botte piena e una moglie un'altra piena. Un'altra volta, non faccia meno, altrimenti io le denuncio. Accidenti. Va bene. Signora, la sua età come bellicosa. Ah? C'ho un guarda, che, guarda, non ha a che fare con una stupida. Questa signora, 94 anni. Complimenti. E sa difendersi. Mi fa ancora. Piacere, mi fa piacere ancora, molto. Non moltissimo. Mi faccia piacere. Tanto. Ma stia tranquilla. E sa, e se ha bevuto, va a pisciò. Fortissima questa donnina. Ha sentito a 94 anni come battagliera e bellicosa. Babra! Così vi voglio. Vi voglio. Sì, insomma. Vabbè, lo siamo perso. Quello là ce lo siamo perso, non so come, non perché. Ma indubbiamente non lo raggiungeremo più. Perché forse ora fa una piccola ipotesi. Quando l'ho chiamato, probabilmente sbagliato numero. Può darsi, a quel numero lì non risponde. Che vuoi tu? La informazione gratuita. Passa la gratuita, quella magari. Dunque, da lei no. Oh, dunque sì, vai. Ecco fatto. Questo è un numero che esiste, quindi entriamo nella ruota libera. Proprio. Pronto? Sì, buongiorno signora. Sono entrato in pieno nella ruota libera. E ora suo marito però deve stare attento, Ho capito, mi scusi. Sono entrato in pieno nella ruota là. Ma suo marito bisogna che sia un po' attento. Ma parli con lui perché è qua. Bene, me lo passi. Pronto? Pronto, buongiorno. Senta, ma io passavo di lì, sono entrato nella ruota libera, ma lei stia attento a quello che fa. Chi è che parla? Perché io sono rimasto molto danneggiato. Sono rimasto molto danneggiato. Qua, nella ruota libera, sono entrato e mi ha fatto male. Scusi un attimo, chi parla? Io sono il professor Sculacciacciughe. Pronto? Questo non l'ho convinto. Chi parla? Questo sono dei morti viventi, dei veri e propri morti viventi. Ah, sì. Ma questo non mi... Quindi possiamo anche farlo della sua patria. Pronto? Pronto, signor Zombie? Signor Zombie?
Non capisco. Lei è il signor Zombie? No, è lei il signor Zombie. No, è lei il signor Zombie. La porta all'isola ora, La porta lì, Ok? Signor Zombie? Non mi adesso, anche se lei è già morto, voglio dire. Signor Zombie, mi muoio adesso. Deve fare la radiocronaca loro, no? Quello che sentono. Non, cioè, non ritorna. No, a volte ritorna. Lasciamolo stare, per carità di come mi sta su coglioni quella pubblicità? Sì, no, non tanto la ragazza che è bravina, la Camilla, quanto quelli, sai, quelli. Siamo un po'. Nescafè caffè latte per caffè latte. Siamo un gruppo, non ci possiamo alzare così presto, siamo un gruppo. E lei dice: i tre zombie, dice, per forza, perché c'è da fare quel rap, no, sul caffè latte, veramente schifo. Siamo un gruppo, ma vaffanculo. No, davvero, è orribile quella pubblicità. Io quando, pronto? Sì, io tutte le volte che c'è la scanso. La scanso veramente. Mi sei? Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto. Ecco, io tutte le volte che c'è, io lanzo, se è possibile. Cioè cambio, capito? Cambio, via, 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 basta, basta, via, via. Via, 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 basta, basta, via, via. Ecco. Ma come non ha capito? Io sono qua a sgolare per lei, lei non capisce. No. Io, perché tu che io la vedo la scanso, capito? La scanso, le dico no, via, via, basta, via, 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 altre parti, per carità di Dio. Capito? Pronto? Pronto? Madonna ragazzi, ma ha capito o no? Aspetti un secondo, Sì, un secondo è stato. Io non capisco che la gente che non... Sì? Pronto? Sì? Lei mi sembra un po' più sveglia, perché quella di prima veramente non aveva niente. Mi sente? Ma la sento, ma lei chi è? È l'importante che lei mi capisca. Sì? Cioè, capisce quello che sto dicendo? Sì. Che la persona di prima, non so chi fosse... Perché... Un bambino, mi dica. Ma un bambino? Ma pensavo fosse una persona, una ragazza, si figura. No, è un bambino, dalla voce. Ecco perché non capisco. Sì, 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 allora... No, le volevo dire che, appunto, tutte le volte che la vedo io la scanso, capisce? Basta, basta, via, togliere, cambiare, cambiare, via, 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 cambiare. Buongiorno, non ho nient'altro da dire, buongiorno. Arrivederci. Sono dialoghi assurdi, assolutamente assurdi. Mamma mia, via, 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 via. Non c'è tanto da dire. Non abbiamo detto niente in realtà. Niente, niente. È bello parlare senza dire niente, è vero? Cioè, dicendo ma non dicendo. Ma dicendo cosa? Tutto quello che ti viene alla mente sono parole, parole in libertà. Sì, sì, sì. Beh, insomma. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Senta, Aldo Emilio in casa? No. Lei chi è, la moglie? Sì. Ho capito. Sì. Ho capito. È solo la moglie, sì. Va bene, senta. Io mi chiamo Tito. E sono un carissimo, ma carissimo e vicinissimo amico di suo marito. Sì. Devo dire che, guardi, parla da uomo a donna, anzi da donna a donna, anche sa. Beh, lei ha capito, però suo marito è veramente eccezionale. Lei ha fatto bene a usarselo, sa? Ah, se l'è portato con ma sé adesso, per tutta la vita. Scherzando? Io invece lo conosco da poco tempo. Ah, sì? E quanto tempo? Allora si è sbagliata. Ho perduto tanto tempo. L'avessi conosciuto prima. Lasciamo perdere, vero? È un fenomeno. Lasciamo perdere tutto. A letto è un ciclone. Sì, allora va bene. È un ciclone? Lo so ben io e basta. Anzi, un ciclope. Ma non dai, là. Ma adesso io sono una persona, sì, un essere umano, senz'altro, ma che umano, persona buongiorno, ma che persona sono, ma ho capito, un ciclo. Vediamo la signora, no, va, purtroppo mi doppi, non so perché, viene... che ci vuol fare, la signora non è molto convinta, con bontà sessuale di suo marito, per niente. E infatti la signora non risponde. Sì. Pronto, sì? Sono sempre io. Posso lasciare un messaggio? Mamma mia, ragazzi. Va bene, d'accordo. Trovo un altro nome doppio e mi butto qui. Per carità di Dio, ma ci mancherebbe altro. Ma guarda sta gente.
Sì, mi butto, mi butto. Vediamo. Vediamo se risponde. Pronto? Appunto, Carlo Dino? Eh? Carlo Dino? Carlo? Aspetta un minuto là, Un minuto. Aspetta. Fai presto però. Cosa capire, poche? È poche? Sì. Ma che la è, aspetta. Beh, sì. Ai, ai. Capito niente? Sì. Pronto? C'ho la patata in bocca. Ma adesso viene. Ma chi viene? No. Carlo. Carlo. Pronto? Pronto, buongiorno. E senta, io vorrei parlare con Carlo. Carlo Dino. Sì, chi è che parla, signora? Sono Tito, no, sono un signorino. Sono Tito. Guardi, ma non sono una signora. Lei mi fa anche un piacere che vanno mi signora, ma le volevo. Ah, ma mentre sono venuta di corsa, ascolti. Sì, sono un po' di corsa, a volte un po' meno di più. Non abbiamo niente a. Oh, no. Siamo impegnati. Io sono l'ente di Carlo Dino. Buongiorno. Ah, sto qui. Madonna, siamo impegnati di corsa, non gliene frega niente, io questa la ringrazio. Ma si può, più che dirgli sono l'amante di Carlo, ma chi è questo Carlo Dino, ma chi sei? Per dire, che vuoi? Nulla. Non so. Roba. Pronto? Allora se avete tanto da fare non rispondete nemmeno al telefono, no? Boom. Terun del nord, boh, non ne posso più, mi hanno rotto le palle, io non, basta, domani vado nel sud e mi ci sguazzo, basta! Se non c'è il soldazzo, stasera io mi ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto un... Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...